Ho visto due occhi chiudersi davanti ai miei, non l'avrei immaginato mai. Tu seduto in poltrona, cosa ne sai? Credevo di difendere l'Italia e mi sono cacciato nei guai. Tutto iniziò dopo la maturità. Non avevo voglia di andare all'università, né mia madre aveva i soldi per pagarmela. Arrivò un signore in uniforme, mi diede un coupon e mi spiegò alcune norme. La carriera militare non ti confonde, o così disse. Offuscò il mio cervello come un'eclisse, con false promesse, sempre le stesse. Ora sono in guerra con un plotone, bene, il primo mese di occupazione, ma avevo una brutta sensazione. Avevo ragione, ora sono in mezzo alla desolazione. Ok, ho scelto io questo lavoro, sono una sola voce, ma senza un coro che uccide per dello sporco oro, lasciando in ogni corpo il vuoto grazie a un foro. Una macchina, un soldato, vivo ogni giorno con la paura di essere freddato. Ma chi mi ci ha mandato? È quel politico seduto in Parlamento che ha bisogno di un aumento per mantenere la sua villa a Porto Cervo. Ho visto armi puntate contro il mio viso, qua non esiste più il sorriso. E quanti amici ora spero siano in paradiso. Il vostro errore è qua, venite a prenderlo. Io non ho più ragione di difenderlo, potete anche spenderlo. Anche i nostri nemici sono stanchi, neri, rossi, gialli o bianchi. Di quali differenze parli? Io non le noto. Mi pento di avervi regalato un voto, e sono stanco di vedere in caserma la vostra foto. Sono stanco, domani riparto, così diceva Marco, ma ieri è morto. Il suo corpo spento era arrivato in aeroporto, e sua moglie e suo figlio piangono al suo ricordo. Io l'ho visto cadermi addosso, ho visto il suo sangue rosso, ho visto il suo sguardo scosso. Ho pensato, con un fucile sono forte, ma cosa posso fare adesso? E cosa posso fare adesso? Non cercherò vendetta con la rabbia, perché il suo assassino si trova in Italia. Quell'iracheno è stato più veloce col grilletto, perché anche a lui un colpo era diretto. E questa va a quelle persone che ci hanno chiamato eroi in televisione. Niente di più falso, eroe è quel bambino che sul campo minato cammina scalzo. Il suo coraggio è spinto dalla fame, perché noi gli abbiamo tolto il pane, gli abbiamo tolto i genitori. Scende in strada e non sente più i rumori. Ha 6 anni e lavora tra i minatori. Non ha bisogno di affetto, perché non sa com'è fatto. Non ha bisogno di giocare, tanto non saprebbe come fare. Io non ce la faccio e guardo il mio fucile e pensare che il mio idolo era Gigan. Alla storia dei potenti voglio mettere fine anche a questo odore. Mi annuso i vestiti, puzzano di dolore. Il mondo promette pace e amore, adesso che anche Terminator è governatore. Il mio volto perde colore a causa di un errore. 11 agosto, fuoco sull'avamposto, io pronto al mio posto, le urla mi confondono, sono distratto, sento un dolore fito, il ferro nemico mi ha trafitto, vorrei urlare, ma resto zitto, e lui continua a guardar dritto, poi fissa il suo delitto, è come me, un uomo costretto a buttare fuori tutto l'odio che ha nel petto. Si nasconde un uomo sotto quell'elmetto, e c'è un cuore che batte sotto quel giubbetto. Quel fottuto giorno in cui mi sono arruolato, mai avrei pensato di rimanere qui straiato. Non può tornare indietro, non è capace. Mi chiude gli occhi e poi mi dice: riposa in pace, riposa in pace. E tutto intorno tace. Yes, good morning. I'm calling to discuss today's referendum question. You know, both sides of the argument have good points, but my concern is that the no side is dwelling on negative issues from the past, while the yes side offers a positive outlook for the future. L'ho visto cadermi addosso, ho visto il suo sangue rosso, ho visto il suo sguardo scosso, ho pensato, con un fucile sono forte, ma cosa posso fare adesso? Cosa posso fare adesso? Issues from the past, while the yes side offers a positive outlook for the future.